L'artista statunitense ha perso la pazienza sul suo profilo Instagram. Dopo uno stesso sfogo avuto a metà dicembre, Romina Power si è mostrata nuovamente molto arrabbiata su social. Dopo essere ritornata negli Stati Uniti finite le registrazioni di 55 passi nel sole, la cantante qualche ora fa ha pubblicato un post di denuncia su Instagram. L'ex consorte di Albano Carrisi non ci sta che dei profili falsi si approprino del suo nome, cognome e foto per creare un account Instagram identico al suo. Per questo motivo la donna si è sfogata sul social, andiamo a vedere come punto Romina Power e il post denuncia su Instagram. Romina Power è molto irritata e attraverso il suo profilo Instagram ha voluto evidenziare la scorrettezza di qualcuno che si è appropriato della sua identità per farsi spacciare sui social come l'artista americana. Una cosa del genere era successa un mese fa e, come oggi, la moglie di Albano aveva denunciato il fatto. Troppi profili falsi. L'unico profilo mio, gestito da me, è questo. Gli altri che usano il mio nome non sono io. Ed i loro post non sono approvati da me. L'unico non gestito da me che approvo è Romina Power Official Club. Ha scritto l'ex moglie di Albano Carrisi postando anche il messaggio sotto forma di cartello. La cantante, che quotidianamente pubblica scorci della sua vita, ha avvisato i suoi numerosi seguaci di diffidare dagli account col suo nome, perché sono assolutamente falsi. Naturalmente i suoi follower hanno seguito il suo consiglio mettendo migliaia di mi piace al post di denuncia. Romina Power e il commovente messaggio per la primogenita Ilenia Carrisi. Uno dei recenti post pubblicati da Romina Power è senza dubbio emozionante. Nel dettaglio è quello dedicato alla primogenita Ilenia Carrisi, scomparsa nel nulla nel 1993 a New Orleans. Mercoledì scorso a 55 passi nel sole la sorella Christelle e Albano l'hanno ricordata facendo emozionare tutti. Naturalmente si tratta di un meraviglioso messaggio pieno d'amore, quello dell'artista statunitense per la figlia, che rimarrà per sempre nella sua vita, anche se negli ultimi tempi si è tornato a parlare di lei sostenendo che potrebbe essere ancora in vita.